La giovane azienda Sapori di Valleggio si trasferisce a Verona, o meglio apre un nuovo store, uno store che ha anche un outlet, un punto vendita per la degustazione di questi fantastici prodotti. Tortellini di zucca, tortelli, ricotta e spinaci e poi ancora radicchio e monte veronese. Sono tante le specialità prodotte da Sapori di Valleggio, allora entriamo in negozio e assaggiamone qualcuna. L'azienda è nata 3 anni fa, l'idea è stata proprio quella di partire come laboratorio artigianale, essendo a Valleggio, avere come core business principale il tortellino di Valleggio, che ancora oggi è il core business principale, ma poi la scelta di inserirsi in un segmento diverso che non fosse il privato, che venisse a acquistare direttamente il prodotto, ci ha portato ad ampliare la gamma, un po' dovuta, un po' voluta questa situazione, insomma. Tortellino di Valleggio fatto a mano e non sono, ripeto, il prodotto principale. La zucca, per quanto riguarda zone territorialmente limitrofe a quella di Valleggio, radicchio rosso e monte veronese, un prodotto che abbiamo creato con 2 tipicità, appunto il monte veronese DOP, formaggio dei monti della Lessinia, e il radicchio di Treviso, e poi abbiamo cercato di fare una gamma che potesse andare bene un po' per i vari palati d'Italia, porcini, asparagi, ricotte e spinaci, classici, insomma. Qui abbiamo un posto molto particolare perché porta nella città di Giulietta e Romeo i ravioli, che rappresentano un qualcosa di poetico nella loro storia, la storia del nodo d'amore di cui i veronesi sanno tutto, quindi è la storia logica, il tortellino logico in un paese come Valleggio, che sta tra la città di Giulietta e Romea, la città di Catullo e Virgilio, no? Proprio in mezzo. Venite a provare le specialità dell'azienda Sapori di Valleggio in piazza Renato Simoni a Verona. Tutto davvero ottimo e vale sia per le famiglie che per le persone che lavorano, che qui possono degustare la propria pausa pranzo.